Giovanni Dauria, il capitano, il solito capitano coraggioso, questa volta il coraggio non è bastato. Non è bastato, perché contro una squadra di alta classifica, insomma, sarebbe servito qualcosa in più. Purtroppo a volte gli episodi non sono stati dalla nostra parte, come spesso capita quest'anno. Diciamo che sul filo di lana abbiamo perso questa partita, comunque giocando bene. Avessimo giocato sempre così, non saremmo in questa posizione di classifica. Infatti non si è notata la differenza con la Eagles quarta in classifica, un Città di Cisterna che ha giocato veramente ad armi pari, e poi come sempre gli episodi decidono, però questo può essere un buon viatico per il finale di stagione. Beh, certo, purtroppo quando le stagioni nascono male, infortuni, squalifiche, possono pregiudicare le posizioni di classifica. Comunque adesso abbiamo quadrato il cerchio, penso che stiamo giocando bene, continueremo così fino alla fine, sperando di evitare i play-out. Se play-out fossero, ci faremo di tutto per mantenere la categoria. Grazie Giovanni. Grazie a voi, buonasera a tutti. Andrea Paterniani, un'ottima gara della Eagles, anche se la differenza di classifica si è notata poco questa sera. Beh sì, comunque il Cisterna è una grande squadra, alla fine devono lottare per la salvezza e quindi mettono la cattiveria, e è normale poi che esce una partita tirata, anche se la differenza in classifica è tanta, però sul campo ogni partita è una battaglia, quindi onore al Cisterna naturalmente. Abbiamo visto il solito bel gioco della Eagles, come direbbe il vostro mister, un grande futsal. Beh, quando abbiamo certi singoli come Pintilli e Vecino è normale poi che la squadra gira bene. Poi certo, ogni partita è un tabù, però se continuiamo così ci togliamo belle soddisfazioni, come già abbiamo fatto, quindi andiamo avanti. Le tue aspettative di qui fino alla fine della stagione? Beh, dobbiamo migliorare, cerchiamo di vincere, adesso abbiamo un bello scontro con il Minturno a casa, comunque noi puntavamo alla salvezza, l'abbiamo raggiunta, ormai cerchiamo di consolidare il quarto posto.